Lazio. Un'importante conferma dell'ingresso di questo paese nella ristretta cerchia dei potenti della terra. Vito Maria Carta. Ni hao, come va? Chiede dalla navetta a tutti quelli che lo guardano dalla terra. Il volo di Yang Liwei, 38 anni, colonnello dell'esercito popolare di liberazione della Cina, procede regolarmente. Ha consumato il primo pasto, pollo a dadini condito con noci e datteri. Ha fatto la prima pennichella spaziale di 3 ore. L'universo è magnifico, ha detto alla moglie e al figlioletto di 8 anni. Il primo astronauta cinese, il taikonauta, è partito alle 3 di notte ora italiana dalla base di Yukuan, nel deserto di Gobi, Mongolia interna. In un lampo e una scia di fumo bianco, il vettore lunga marcia CZF-2 ha accompagnato la Shenzhou 5, la nave divina, su per la stratosfera fino al Taikong, lo spazio. Il coronamento di un progetto che risale al 92, l'orgoglio del presidente Hu Jintao. Applausi da tutto il mondo, Stati Uniti, Europa, Russia. La Cina manda un uomo in orbita ed entra nel club con USA e Russia, titola il New York Times. La Cina, potenza tecnologica e industriale, che entra nel WTO e vince la gara per ospitare i giochi olimpici del 2008. Shenzhou 5 compirà 14 orbite attorno alla Terra e dopo 21 ore atterrerà nella steppa come un drago di fuoco. Un violento nubifragio in Sicilia, Enna e Catania, le città più colpite.